Il territorio dell'odierna Due Carrare ha una storia che inizia presentando tracce di insediamenti già dai tempi dei Romani, la cui circolazione risale alla metà del primo secolo d.C. C'è un elemento che attraverso i secoli ha caratterizzato le vicende del comune di Due Carrare, intrecciandosi indissolubilmente con la sua storia. La signoria del Carrarese. Scherma deriva da un'antichissima parola tedesca che significa difesa. Quindi, quando pensate a una persona con la spada in mano, non dovete pensare che è là per offendere, ma la spada gli serve per difendere. Gli scudi che vedete sono scudi che sono ricostruiti esattamente come erano. Hanno un'anima di legno ricoperta di cuoio, non erano in ferro come tante volte si crede. Erano molto più resistenti di quello che crediamo, perché il trattamento che riceveva il legno e il trattamento che riceveva il cuoio faceva sì che il cuoio si indurisse talmente tanto da essere più resistente del ferro stesso. Non solo, essendo di legno riuscivano ad assorbire i colpi e potevano e duravano più di quello si crede. Questo qui, ecco, questo è il cosiddetto codice cavalleresco, prevede di non infierire l'avversario. Che già
culo? No, sentivo accenti. No. Professione! Venditore! Conto corrente bancario! No, è andata male. Come deve essere volontario? Deve essere bello. Signora, le piace? Può andare? È di suo gradimento, lo teniamo, lo cambiamo? Oh! 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 Dobbiamo ripartire! Ripartiamo! Oh!